Mediaset. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Questa voce o sezione sugli argomenti televisione e Italia è ritenuta da controllare. Motivo, sono presenti recentismi, brevi liste improbabili, eccesso di overlinking e a volte anche toni più adatti a volantini aziendali che ad una voce di enciclopedia. Partecipa alla discussione e barra o correggi la voce. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Mediaset. Stato. Italia. Forma societaria. Società per azioni. Borse valori. Borsa italiana, MS. ISIN. IT 00106321 0. Fondazione. 15 dicembre 1993 a Milano. Fondata da Silvio Berlusconi. Sede principale Colonio Monzese. Gruppo Fininvest. Filiali Mediaset Espanna Comunicazione. Mediaset Premium Bond 51%, Reti Televisive Italiane Radio Mediaset e Italiers 40%, ProSiebenSat.1 Media 9,6%, R2SR.L. Persone chiave. Silvio Berlusconi, azionista di maggioranza e fondatore. Fedele Confalonieri, presidente. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente EADI, presidente RTI. Marco Giordani, direttore finanziario. Giuliano Adreani, presidente Publitalia 80. Settore. Media. Prodotti. Reti televisive comunicazione pubblicitaria produzione e distribuzione cinematografica televendite testate giornalistiche radio internet telecomunicazioni. Fatturato. 3,401 miliardi di euro, 2018. Utile netto. 471 milioni di euro, 2018. Slogan. Mediaset, la tua TV. Sempre più grande Mediaset, la tua scelta libera. Sito web www.mediaset.it. Modifica dati su Wikidata per manuale. Mediaset SPA è un'azienda italiana, holding del gruppo Mediaset, attiva nell'ambito dei media e della comunicazione. È specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. È un conglomerato mediatico controllato dalla holding Fininvest di proprietà della famiglia Berlusconi. È il secondo gruppo televisivo privato d'Europa, uno dopo la società lussemburghese RTL Group e il primo in Italia, in termini di fatturato è tra i più rilevanti a livello mondiale nel mercato globale dei media 2. Nel 2010 è risultato miglior gruppo media italiano e quinto europeo nella classifica stilata da Thomson Reuters Extel 3. Nel 2013 è stato classificato il 34esimo gruppo nel campo dei media al mondo 4. È leader assoluto in Spagna. La sede legale è a Milano in via Paleo Capa 35, mentre la direzione, la sede operativa e amministrativa si trovano a Colonio Monzese, nella città metropolitana di Milano. Dal 1994 il presidente del gruppo Mediaset è Fedele Confalonieri. La società è quotata nell'indice FTSE Italia Mid Cap della Borsa di Milano, dove è quotata da 1,9966 con una capitalizzazione di mercato al 31 marzo 2016 di oltre 4 miliardi di euro 7 e un fatturato annuale nel 2014 di oltre 3 miliardi. È un'impresa con filiali in Spagna con il gruppo Mediaset Espanna Comunicazione quotato nell'indice IBEX 35 della Borsa di Madrid 8. Indice. Una storia. 1.1 origine. 1.2 canali analogici terrestri Mediaset. 1.3 in Spagna. 1.4 nascita e sviluppo. 1.5 dal 2000 ad oggi. 1.6 MFE Media for Europe. Due settori di interesse. 2.1 televisione. 2.1.1 canali gratuiti.
2.1.2 canali a pagamento. 2.1.3 trasmissioni in HD. 2.1.4 televisione satellitare. 2.2 testate giornalistiche. 2.3 internet. 2.4 telefonia mobile. 2.5 TV digitale mobile. 2.6 radio. 2.7 cinema. 2.8 concessionarie di pubblicità. 2.9 centri di produzione televisiva. 2.9.1 di proprietà. 2.9.2 esterni. 2.10 diritti televisivi e cinematografici. 2.11 mercato estero. 2.12 master universitari. 2.13 attività socioculturali. 3 sedi di corrispondenza. 4 canali televisivi. 4.1 gratuiti in chiaro. 4.2 a pagamento, Sky Infinity. 5 canali esclusivamente visibili su Mediaset Play. 6 testate giornalistiche. 7 bollini per la visione. 8 composizione societaria. 8.1 azionariato. 8.2 dati societari. 8.3 organi sociali. 8.4 perdite di bilancio. 9 logo. 10 controversie. 10.1 concessioni televisive. 10.2 caso Europa 7. 10.3 censura. 10.4 pubblicità. 10.5 diritti d'autore. 10.6 faziosità. 10.7 il caso Englaro. 10.8 rapporti con i dipendenti. 10.9 TV spazzatura in Italia e Spagna. 10.10 controprogrammazioni. 11 note. 12 bibliografia. 13 voci correlate. 14 altri progetti. 15 collegamenti esterni. Storia modifica modifica wiki testo. Origine modifica modifica wiki testo. Nel 1976 la nascente Fininvest acquisisce Telemilano, una delle prime televisioni locali, entrata in crisi per gli affitti non pagati dei locali dove sorge e di proprietà della Edilmord di Berlusconi, che quindi l'acquisi per una cifra simbolica oltre al condono dei debiti facina triste 9-10 l'anno stesso l'emittente, che intanto aveva incominciato a trasmettere via etere, assume il nome di Telemilano 58 e, nel settembre 1980, diventa ufficialmente Canale 5. Telemilano, fondata nel 1974 come emittente a trasmissione via cavo, viene ceduta alla Fininvest da Giacomo Properzge ad un prezzo simbolico come emittente locale esclusiva del nuovo centro residenziale di Milano 2, realizzato negli stessi anni dallo stesso Berlusconi e situato nel comune di Segrate, confinante con Milano. Nello stesso anno la Corte Costituzionale decreta la libertà di esercizio per le reti televisive locali private via etere 11, favorendo lo sviluppo del modello televisivo commerciale. Pochi anni dopo la Fininvest acquisisce altri due network nazionali nati in quel periodo, Italia 1 nel 1982 da Edilio Rusconi e Rete 4 nell'estate del 1984 dalla Mondadori. La costituzione e il mantenimento da parte dell'azienda di un tale assetto a tre reti, nonché la relativa diffusione analogica su scala nazionale e la quota di raccolta pubblicitaria detenuta danno luogo nel corso degli anni a una lunga serie di complesse vicende politico-giudiziarie. Nel 1987 assume il controllo anche di Italia 7, un circuito di emittenti locali che per l'azienda sarà una rete dedicata a un pubblico maschile, ma lo cederà qualche anno dopo quando la legge Mammi porrà un limite al numero di televisioni per ogni proprietà. Canali analogici terrestri Mediaset modifica modifica wiki testo. Canale 5. Italia 1. Rete 4. In Spagna modifica modifica wiki testo. Tele 5. 4. Nascita e sviluppo modifica modifica wiki testo. Alle origini del gruppo c'è la ridenominazione della Immobiliare Unione SRL,
posseduta al 100% da Rete Italia. In Mediaset SRL nel 1990 e il progressivo trasferimento a quest'ultima di ogni attività di produzione e commercializzazione dei programmi cinematografici e televisivi della Fininvest 12. Successivamente Mediaset SRL confluisce in Futura Finanziaria SR.L, che cambierà nome in Mediaset. All'inizio del 1994 Fininvest risulta essere la seconda impresa italiana per indebitamento. Mediobanca calcola che ha debiti per 3,4 volte il capitale. Berlusconi si dimette da tutte le cariche sociali ricoperte nel gruppo conservandone la proprietà delle quote azionarie, per fondare il movimento politico di Forza Italia senza fonte. Fedele Confalonieri viene nominato nuovo presidente del gruppo. La società lo stesso anno diventa società per azioni e, nell'aprile 1996, viene definitivamente scorporata da Fininvest come Mediaset SPA e aperta a soci esterni come alcuni dei principali istituti di credito italiani e alcuni investitori stranieri, tra cui l'imprenditore tedesco Leo Kirch, il principe saudita Al-Walid bin Talal e Johan Rupert senza fonte viene quotata in borsa direttamente nel MIB30 grazie a una capitalizzazione di circa 8.200 miliardi di lire, con un collocamento di 7.000 lire ad azione. Pari a 3,62 euro, 13. Raccogliendo circa 300.000 azionisti con Fininvest che, da allora, è azionista di maggioranza, 38,98%. Senza fonte. Nel 1999 la holding della famiglia Berlusconi rifiuta ufficialmente l'offerta di acquisto da parte del magnate australiano Rupert Murdoch, intenzionato a rilevare Mediaset per un cifra di 7.000 miliardi di lire 14. Nel 2000, a meno di 4 anni di distanza dalla quotazione, il titolo supera la soglia di 52.000 lire ad azione, circa 27 euro, il suo massimo storico 15. Nel 2005 entra poi a far parte anche del mercato finanziario statunitense con il programma ADR, American Depository Receipt, Level 1 con JP Morgan Chase come banca depositaria senza fonte. Dal gennaio 1998 è presente nel settore multimediale con internet, attraverso una serie di servizi disponibili sul portale Mediaset.it 16 con video gratuiti in esclusiva ad alta qualità, Mediaset Play, Informazione, TG con 24, e rubriche sportive, Sport Mediaset, e commerce, Media Shopping, Community, servizi per telefonia cellulare, informazione aziendale, qui Mediaset. Il portale è tra i siti più visitati in Italia 17. Dal 2000 ad oggi modifica Wiki testo. Il 12 dicembre 2016 il gruppo francese Vivendi annuncia di detenere più del 3% del capitale di Mediaset 18 e dichiara di voler continuare ad acquistare azioni dell'azienda per arrivare ad una quota tra il 10% e il 20% 18. Nei giorni successivi arriva al 20% 19 e il 19 dicembre annuncia di voler salire al 30% del capitale 20 e il 20 dicembre 2016 la partecipazione sale al 25,75% del capitale e del 26,77% dei diritti di voto 21. Il 22 dicembre 2016, l'azienda annuncia che ha raggiunto il 29,99% del capitale 22. Trasvalutazioni di asset, oneri straordinari e savoie legate alla permanenza dei conti della Pay TV in bilancio, il costo pagato dalla famiglia Berlusconi per il braccio di ferro con Bollore è stato stimato sui 341 milioni portando un passivo di 294 milioni nel bilancio Mediaset del 2016-23-24. Al 1 marzo 2017, stando ai dati divulgati dalla Consob, la partecipazione di Vivendi è attestata al 25,753% del capitale 25. MFE Media for Europe modifica Wiki testo. Il 10 giugno 2019, dopo che Mediaset SPA il mese precedente ha acquisito il 9,6% del gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat.1 Media divenendo il primo azionista 26-27-28,
La consociata italiana ha annunciato la fusione con la controllata spagnola Mediaset España, andando a costituire la holding MF Mediafor Europe MV con sede legale nei Paesi Bassi e con domicilio fiscale e sede operativa a Colonia Monzese e a Madrid. La nuova società sarà quotata nei listini dell'FTS e MIBU dell'IBEX 2930. Settori di interesse modifica Wiki testo. Televisione modifica Wiki testo. Canali gratuiti modifica Wiki testo. Mediaset nasce dal conferimento da parte di Fininvest di un polo televisivo, RTI costituito da tre reti televisive private nazionali, finanziate dalla sola pubblicità e in chiaro, Canale 5, lanciata nel 1980, Italia 1, acquistata dall'editore Edilio Rusconi nel dicembre 1982, e Rete 4, rilevata dalla precedente proprietà costituita dalla Mondadori, Pelone e Carlo Caracciolo nel 1984. Le tre reti, inizialmente trasmesse in syndication da numerose emittenti locali, hanno caratteristiche differenti. Canale 5 è destinata al vasto pubblico delle famiglie, Italia 1 offre una programmazione destinata maggiormente ai giovani, Rete 4 trasmette programmi per un pubblico più maturo tra cui anche sport, divulgazione scientifica e approfondimento giornalistico. Tra il 1991 e il 1992, in seguito alla legge Mammi, che consentiva alle reti commerciali di trasmettere in diretta nazionale, nascono i telegiornali delle reti del gruppo. Prima Studio Aperto, poi TG4 e TG5. Dal 2003 le tre reti generaliste iniziano a trasmettere, dapprima in modo sperimentale e poi regolarmente, sul digitale terrestre con la tecnologia di VBT. A quelli generalisti se ne aggiungono altri 10, a carattere tematico e semigeneralista, Boing, Iris, La 5, Italia 2, Focus, 20 Mediaset, Mediaset Extra, TG con 24, Cartoonito e Top Crime. Tali canali sono disponibili anche via satellite sulle piattaforme Sky, ad eccezione di Boing e Cartoonito, e TVSat. Dal 2009 al 2011 sono state disponibili, sempre sul digitale terrestre, le versioni più 1 di Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Le reti del gruppo dispongono anche di un servizio teletext, chiamato Media Video, in cui sono disponibili contenuti testuali di informazione, sport, economia, televisione e servizi per non udenti. La rete di diffusione del segnale dei canali è di proprietà di Elettronica Industriale, società controllata da RTI. Dal 2008 detiene il 48% di TV, società creata insieme a Rai, 48%, e Telecom Italia Media, 4%. Per sviluppare la diffusione della TV digitale terrestre in Italia. I canali del gruppo sono ricevibili in digitale terrestre attraverso multiplex di proprietà, quali Mediaset 1, Mediaset 2, Mediaset 3, Mediaset 4, Mediaset 5, e multiplex terzi, come di Free e la 331. Il multiplex Mediaset 2 ospita alcuni canali appartenenti ad altri editori nazionali come Discovery e Cubuci. Canali a pagamento modifica Wiki testo. Dopo aver mosso i primi passi nel settore della Pay TV già nel 1991 con la creazione, insieme ad altri editori, di Telepiù, prima piattaforma analogica terrestre a pagamento italiana, grazie al digitale terrestre Mediaset decide di diversificare la propria offerta televisiva lanciando un proprio servizio a pagamento. Da quindi vita nel 2005 alla piattaforma Mediaset Premium, con un'offerta di servizi televisivi dedicata inizialmente al calcio in diretta, ai film in prima TV, e via la TV e alle opere teatrali, disponibile sia per utenti privati che per locali pubblici. Alla fine del 2009 esordisce il servizio video on demand su digitale terrestre, denominato Premium On Demand HD, con il quale è possibile accedere a una library di contenuti visionabili in qualsiasi momento. Nell'ambito di un accordo industriale Mediaset l'8 aprile 2016 acquisisce il 3,5% di Vivendi cedendo alla stessa il suo 3,5% e il 100% di Mediaset Premium. L'accordo è stato effettivamente attuato. Trasmissioni in HD modifica Wiki testo.
Con l'introduzione del digitale terrestre, sono stati lanciati i primi canali in alta definizione. Nel 2007 è iniziata la diffusione dei simulcast in HD di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e nel 2009 Mediaset Premium ha lanciato i canali Premium Calcio HD 1 e HD 2. Dal 2010 è visibile in alta definizione anche il canale Premium Cinema. Da ottobre 2010 trasmette alcuni contenuti in alta definizione 3D. Attraverso elettronica industriale, è attiva nella fornitura di capacità trasmissiva digitale terrestre a società televisive terze, in adempimento delle disposizioni di legge. Nel 2012 nascono Italia 1 HD, Rete 4 HD 32 e Canale 5 HD, mentre nel 2018 vengono lanciati 20 HD e Mediaset Extra HD, quest'ultimo attivo esclusivamente durante i mondiali di calcio disputatisi in Russia. Televisione satellitare modifica il key testo. Tra il 1998 e il 2003 lancia 5 canali tematici visibili esclusivamente sulle piattaforme satellitari e via cavo a pagamento, Epi Channel nel 1998 per tele e digitale, Dual TV, come di Life e MT Channel nel 2000 per Stream TV. Nel 2003 nasce Italia Team Television in occasione dello sbarco sulla neonata Sky Italia. Tutti i canali confluiscono nello stesso anno nell'offerta della nuova piattaforma satellitare a pagamento, tranne Comedy Life che invece chiude con la conseguente chiusura di Stream TV. Nel 2006 MT Channel, Epi Channel, Dual TV e Italia Team Television cessano le trasmissioni per via di una ridefinizione contrattuale con Sky. Dal 2000 è partner di Class Editori per il canale di news economiche Class CNBC sulla piattaforma satellitare. Canale 5, Italia 1 e Rete 4, sono presenti via satellite in chiaro, ad eccezione di alcuni programmi criptati, attraverso Hotbird 9 di Intelsat, inoltre sono da sempre stati presenti su Sky ai canali 104, 105 e 106, così come il canale di televendite Media Shopping. Dal dicembre 2008 al luglio 2011, in esclusiva su Sky, è andato in onda Mediaset Plus, canale 123, diretto da Miriam Pisani, che ha riproposto una serie di programmi trasmessi sulle tre reti generaliste in orari differenti, nonché il TG5 della sera e le due edizioni di Studio Aperto posticipati di un'ora. Da luglio 2009 tutti i canali gratuiti del gruppo sono disponibili anche sulla piattaforma satellitare gratuita TVSat. Cartoonito arriva sulla piattaforma il 10 luglio 2015, 4 anni dopo il lancio, il servizio è accessibile mediante smart card Nagravision. A dicembre 2009 viene ufficializzato il dato di 570.000 tessere distribuite 33. Dal 1 giugno 2018, i canali premium vengono diffusi su Sky Italia. Dal 7 settembre 2015, Mediaset decide di non rendere più fruibili le proprie emittenti generaliste su Sky, di conseguenza, esse spariscono dalla piattaforma 34, vi fanno ritorno solo dal 2 gennaio 2019, insieme ai canali tematici del gruppo. Testate giornalistiche modifica il key testo. Al fine di realizzare programmi di approfondimento giornalistico, nel 1986 nasce Videonews, una testata giornalistica che si occupa di diversi programmi di informazione e approfondimento giornalistico in onda sulle reti generaliste indipendentemente dalle redazioni dei telegiornali e che produce programmi come Verissimo, Mattino 5 e Pomeriggio 5 che sono anche visibili sul portale Mediaset Play oltre ai telegiornali. Dal gennaio 1991 Mediaset produce notiziari di informazione in tempo reale su tutte le reti attraverso differenti testate e circa 400 giornalisti con varie edizioni di telegiornali e di notiziari sportivi ogni giorno, attraverso 5 differenti testate, TG5, Studio Aperto, TG4 e Sport Mediaset senza fonte. Nel corso del 2008, le produzioni news rappresentano più del 18% dei programmi emessi dalle reti italiane Mediaset 35. Nel 2010 nasce l'agenzia di stampa News Mediaset, che fornisce servizi giornalistici e inchieste a tutto il gruppo e produce anche contenuti di informazione con proprio marchio,
All'interno di News Mediaset viene studiato e realizzato un nuovo canale digitale dedicato alle informazioni giornalistiche 36. Lo stesso anno nasce il canale dedicato alla riproposizione dei telegiornali Mediaset, TG Mediaset, sostituito dal 28 novembre 2011 da TG con 24, il canale All News di Mediaset, che a sua volta accorpa anche il vecchio TG con. Dal 17 giugno 2019 le testate TG4, Studio Aperto, TG con 24 e Sport Mediaset vengono incorporate in News Mediaset, che si occupa della produzione e della gestione dei notiziari prima prodotti da tali testate. Internet modifica Wikitesto. Dal gennaio 1998, è attiva nel settore multimediale. Attraverso il sito mediaset.it37, è possibile conoscere tutta l'offerta di contenuti e i palinsesti di Mediaset via internet. Dal portale, gestito da RT Business Digital, ex Interactive Media, ex Media Digit, si accede ai siti di tutte le reti, ai siti dedicati ai programmi TV, alle community, sei come sei, alle news della testata giornalistica multimediale TGCOM, fornitore di news per Radio R101 di Mondadori, oltre che alle pillole informative TV in onda sulle reti Mediaset, dei telegiornali e dello sport, sportmediaset.it38, ai siti dedicati all'e-commerce e al merchandising, media shopping e five store, ai contenuti dedicati alla telefonia mobile. Attraverso Mediaset Play è possibile vedere gratuitamente e in alta qualità, con tecnologia Smooth Streaming, HQ parti di programmi già andati in onda e intere puntate in esclusiva, oltre ad alcuni programmi in diretta, tra cui Mattino 5 e Pomeriggio 5, e i telegiornali delle tre reti generaliste. Sul sito, inoltre, si può avere la visione del reality show Grande Fratello 24 ore su 24 gratuitamente grazie a un canale dedicato sì, Grande Fratello Multiregia, e anche sul sito mediasetpremium.it, ma solo i possessori di una smart card Mediaset Premium abilitata alla visione del programma. Dal 1 novembre 2018, sul sito è disponibile un canale dedicato alle televendite Media Shopping, M4C. All'interno della sezione qui Mediaset è possibile trovare notizie e video relativi ad attività ed eventi legati all'azienda. Dal 2007 alla fine del 2009 è stato attivo il servizio Rivideo, che permetteva inoltre di vedere su PC tutte le puntate delle fiction e delle serie TV trasmesse sulle reti Mediaset, i film, i cartoni animati, le partite di calcio di Serie A in diretta e in differita in modalità video on demand a pagamento. Media Shopping possiede uno spazio per televendite sul canale on demand di YouTube e dal 2008 è presente su eBay con un negozio virtuale, e-commerce. Dal 2010 diversi programmi di successo sono presenti su Facebook con pagine ufficiali. Per via della grande quantità di contenuti, di servizi e di informazioni, Mediaset.it è tra i siti più visitati in Italia 17. Telefonia mobile modifica Wikitesto. Dal 2006 detiene costanti rapporti commerciali nel settore delle telecomunicazioni con tutti i principali operatori italiani di telefonia fissa e mobile, in particolar modo con TIM, Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., per la distribuzione digitale di tutti i propri canali nazionali in chiaro, dei contenuti televisivi e dell'offerta a pagamento, via rete mobile, DVB-H, oltre che via cavo, IPTV. TV digitale mobile modifica Wikitesto. Con l'alleanza dei principali operatori italiani di telefonia mobile, è attiva nello sviluppo della tecnologia DVB-H, il nuovo standard per la visione di contenuti multimediali digitali su cellulari evoluti. Agli inizi del 2006 lanciò il primo servizio di mobile TV in tecnologia DVB-H al mondo. Dopo aver raggiunto un accordo con TIM e Vodafone, acquisì e successivamente convertì in digitale le frequenze analogiche della rete Sport Italia, realizzando così un terzo multiplex, Mediaset 3, che nel rispetto dei limiti posti dall'antitrust venne dedicato esclusivamente all'offerta in DVB-H. Gli accordi stipulati prevedero inoltre l'affitto del 40% della totale capacità trasmissiva a ciascuno dei due operatori telefonici. 3 invece decise di realizzare, allo stesso modo,
un proprio multiplex attraverso l'acquisizione delle frequenze di un largo numero di emittenti locali distribuite sul territorio. Le programmazioni integrali di Canale 5, Italia 1 e i contenuti legati al calcio di Serie A di Mediaset Premium fanno parte dell'offerta gratuita in DVD HD Team TV 3 TV invece, oltre all'opzione a pagamento di Mediaset Premium. Dispone nel proprio pacchetto gratuito una selezione dei programmi dei tre canali generalisti e l'intero palinsesto del canale Boing. Mediaset è presente anche come fornitore di contenuti sulla tradizionale rete cellulare. Nello specifico, Atim, Vodafone, Wind 3 offre contenuti video on demand basati sullo streaming, in particolare news, pillole di intrattenimento, immagini, suonerie, musica e giochi. Dal 2009 ha lanciato alcune applicazioni gratuite e a pagamento per iPhone, iPad e iPod Touch, TG con 24, Sport Mediaset, Mediaset Play, Grande Fratello e la guida TV di Mediaset Premium, scaricabili tramite App Store o iTunes di Apple. Radio Modifica Modifica Wiki Testo. Nel luglio 2016 le attività radiofoniche sono state accorpate nella nuova società Radio Mediaset, alla cui presidenza è stato nominato Paolo Salvaderi 39. La società si occupa delle attività editoriali di R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo 40. Cinema Modifica Modifica Wiki Testo. Dal 2007 è attiva nel mercato cinematografico attraverso Medusa, già controllata da Fininvest dal 1994. Società leader assoluta in Italia nella produzione e distribuzione cinematografica di film italiani e internazionali, specializzata anche nell'home entertainment, nella realizzazione e gestione di sale e multisale cinematografiche presenti sul territorio nazionale. Si contano 27 centri cinematografici appartenenti dal 2009 alla società Capitolo 7, partecipata al 49%, proprietaria del circuito The Space Cinema, nato dalla fusione di Medusa Multicinema e Warner Village Cinemas. Dalla joint venture tra Medusa Film e la casa di produzione Capitolina di fiction d'autore Tao 2, acquisita nel corso del 2007, è stata creata una major, Med 2, per la produzione di contenuti italiani per la TV e il cinema. Nella distribuzione cinematografica in Italia ha come concorrenza diretta le major americane Universal, Warner e Fox. Attraverso accordi commerciali con le principali società di produzione e distribuzione americane ed europee alle proprie risorse produttive, tra cui le partecipate. Fascino PGT, Media Vivere e Ares Film, detiene un'immensa library di diritti televisivi e cinematografici. È presente sia in campo accademico con una serie di master universitari, che nell'ambito socioculturale attraverso l'organizzazione di eventi e le iniziative della propria Onlus Media Friends. Il 16 ottobre 2014 sia Mediaset che Benetton decidono di cedere la società al gruppo anglosassone View Entertainment. Nel 2007 Mediaset ha rilevato dalla holding Fininvest il gruppo Medusa, incorporandola nel gruppo all'interno della controllata RT, entrando così a pieno titolo anche nel mercato cinematografico. La Medusa Film, che assume questo nome dal 1994, è la società leader assoluta in Italia nella produzione e distribuzione cinematografica di film italiani e internazionali, con sede a Roma. Le origini della società risalgono tuttavia al 1964, anno in cui venne fondata da Lorenzo Ventadoli, venne acquistata poi dalla Fininvest nel 1986. È specializzata anche nell'home entertainment, attraverso Medusa Video, infatti, è tra i primi operatori nazionali per la produzione e distribuzione di film, documentari, cartoni animati, trasmissioni televisive in formato VHS, DVD e Blu-ray disc della Mediaset è attiva inoltre nella realizzazione e nella gestione di sale e multisale cinematografiche ubicati nelle principali città italiane. Medusa Film detiene una quota di minoranza di Cinecittà Digital Factory, specializzata in post-produzione cinematografica, e insieme alla casa produttrice di Fiction Tao 2 fa parte della società Med 2. Il presidente di Medusa Film è Carlo Rossella. A luglio 2009 il gruppo ha ufficializzato la costituzione della società Capitolo 7,
detenuta al 49%, dedicata alla gestione di sale e multisale, grazie all'accordo con il gruppo di private equity 21 Partner, di proprietà della holding di partecipazioni Schema 14, ex 21 Investimenti. La società è proprietaria del circuito The Space Cinema, presieduto da Giuseppe Corrado, in cui sono confluiti i multiplex di Medusa Multicinema e di Warner Village Cinemas, costituito da 27 multiplex, quindi leader di mercato 41. Gli immobili sono di proprietà di Capitolo 7 ad eccezione dei multisala situati a Torri di Quartesolo, Vicenza, Livorno, Torino, Bologna e Salerno, posseduti dalla Finit. Concessionarie di pubblicità modifica Wikitesto. Per via della propria tipologia di business, Mediaset controlla un grande gruppo di raccolta pubblicitaria 42 attivo soprattutto, ma non solo, nel settore televisivo. La società di punta è Publitalia 80, fondata nel 1979 dallo stesso Berlusconi e successivamente guidata da Giuliano Adriani, concessionaria multinazionale di pubblicità per le reti nazionali generaliste e tematiche da anni leader nel mercato italiano ed europeo 43 con sede principale nel centro direzionale di Milano 2, Palazzo Cellini, a Segrate, Milano. Publitalia 80, con circa 3 miliardi di euro di fatturato annuo complessivo, è il principale canale finanziario in entrata del gruppo e controlla totalmente altre due concessionarie minori, Publieurope, filiale multinazionale attiva dal 1996 sui mercati e i media esteri con sede centrale a Londra, e Digitalia 08, nata nel 2008, precedentemente denominata Promo Servici Italia, delegata alla vendita di pubblicità sui canali realizzati per il digitale terrestre e satellitare. Per le attività legate al pagamento della pubblicità in cambio merce. Detiene inoltre il 50% di Mediamond per la vendita di spazi pubblicitari presenti sui siti internet del gruppo e di Mondadori. La raccolta pubblicitaria in Spagna è affidata dal 1990 a Publiespagna, concessionaria di Mediaset Spagna, che con circa 1 miliardo di euro di fatturato annuo detiene il primato in ambito nazionale. La sede principale è situata nel centro di Madrid 44. Publiespagna controlla inoltre la concessionaria Publimedia Gestion per la commercializzazione di contenuti audiovisivi per la televisione via cavo e digitale terrestre, la vendita di format TV e di pubblicità sui diversi siti internet spagnoli del gruppo, divisione Advanced Media. Nel 2009 è stata creata la concessionaria Nessima Advertising per la raccolta pubblicitaria del canale satellitare Nessima presente nel Maghreb. L'11 ottobre 2014 viene comunicato che Fininvest dovrà cedere il 20% della quota azionaria di Mediolanum. Banca di proprietà del gruppo. La Banca d'Italia ha ordinato la vendita della quota in quanto Silvio Berlusconi ha perso la sua onorabilità per quanto riguarda le azioni bancarie. Il 13 novembre 2014 viene comunicata la notizia che il Consiglio d'amministrazione Mediaset ha deciso di cedere tutte le attività della TV a pagamento ad una nuova azienda, Mediaset Premium S.p.A. nata dal gruppo Mediaset e dalla società spagnola Telefonica. Il 14 gennaio 2015, Mediaset vende a Telefonica l'11,1% delle quote di Mediaset Premium S.p.A., per un corrispettivo di 100 milioni di euro, ammontare che riflette a 900 milioni di euro di impresa. Il 13 febbraio 2015, Silvio Berlusconi vende il 7,79% di Mediaset per 400 milioni di euro. L'8 aprile 2016 Mediaset acquisisce il 3,5 di Vivendi cedendo alla stessa il suo 3,5 e il 100% di Mediaset Premium 45. Centri di produzione televisiva modifica Wikitesto. Di proprietà modifica Wikitesto. Città metropolitana di Milano. Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Viale Europa 44/46/48, 20093, Cologno Monzese. Tioci, Via Marconi 27, 20090, Segrate. Roma. Centro Safa Palatino, Piazza dei Santi Giovanni e Paolo, 800184 Roma.
Centro Titanus Elings, via Tiburtina 1361, 00131, Roma. Torre trasmittente sita all'interno del centro di produzione di Cologno Monzese. Mediaset trasmette sulle proprie reti circa 26.000 ore di programmazione all'anno, un terzo sono frutto di produzioni realizzate autonomamente. Centro di produzione di Cologno Monzese. La produzione di programmi televisivi italiani è garantita da RT, attraverso la controllata Videotime, società presieduta da Franco Ricci, che dal 1982 gestisce lo sviluppo e il mantenimento tecnologico di studi, sale di post-produzione, grafiche e regie mobili. A Cologno Monzese, adiacente alla sede centrale del gruppo, è situato il centro di produzione TV principale, nato sulle ceneri degli Hyatt Studios, Cinelandia, teatri di posa e studi di incisione utilizzati negli anni 60 e 70 per fare concorrenza a Cinecittà con la creazione di una sede cinematografica milanese. Gli studi, acquistati nel 1983 da Fininvest, furono debitamente ampliati e ristrutturati per ospitare le maggiori produzioni della nascente televisione privata. Il centro di produzione di Cologno Monzese ospita in tutto 10 studi televisivi, tra i quali uno dei più grandi d'Europa, lo studio 2046, uffici, bar e ristoranti, zone commerciali e fitness. Con all'interno una serie di servizi dedicati esclusivamente ai dipendenti e agli artisti, Media Center, oltre a quelle specifiche per la produzione televisiva e per la trasmissione terrestre e via satellite e del segnale nazionale e internazionale. Oltre alla produzione televisiva, la sede di Cologno Monzese ospita il centro emissione, cioè la messa in onda, di Canale 5, Italia 1 e Rete 4, mentre i canali tematici e a pagamento sono gestiti dal centro TUC di Segrate. Un altro centro di produzione era il Palazzo dei Cigni, situato a Milano 2, rilevato nel 1976, in cui principalmente risiedevano le redazioni e gli studi di Studio Aperto, TG4, TG Con24 e quelli di Striscia la Notizia fino al 201547, oltre a rappresentare la sede storica in cui nacque Canale 5 e in cui vennero trasmessi in diretta già nel 1978 i primi programmi di Telemilano. Nel 2016 il centro venne definitivamente dismesso e tutte le produzioni trasferite a Cologno Monzese. A Segrate si trova il TOCI, Technology Operation Center, un moderno centro di emissione completamente digitale da cui vengono prodotti i canali digitali terrestri e satellitari, i contenuti veicolati tramite IPTV, gli studi in cui vengono realizzate televendite, annunci e telepromozioni in onda sia sulle reti del gruppo e gli studi di Meteo.it. A Roma, in via Tiburtina 1361 nella frazione di Sette Camini si trova il centro Titanus Elings di proprietà della Titanus Elings S.p.A., società controllata per il 30% da Videotine e per il 70% da Titanus S.p.A. e che ospita 8 studi televisivi. In piazza S.S. Giovanni e Paolo 8 si trova il centro Safa Palatino, rilevato dalla S.A.F.A. Palatino, stabilimento cinematografico utilizzato, tra gli altri, da Pier Paolo Pasolini, nel 1984. In passato, questo stabilimento, soprattutto grazie all'immenso Studio 1, notevolmente ridimensionato a seguito di un intervento di restyling degli spazi avvenuto nel 2002, ospitò i più importanti programmi di Mediaset realizzati a Roma. Esterni modifica Wikitesto. Per questioni logistiche ed organizzative e per far fronte all'esigenza di spazi ulteriori rispetto a quelli offerti dai propri centri di produzione, alcune trasmissioni, come per esempio il Grande Fratello, vengono realizzate in studi esterni, quindi non di proprietà. L'esternalizzazione degli studi televisivi, soprattutto su Milano, era molto più frequente negli anni 80 e 90, mentre su Roma la tendenza è proseguita fino al 2008 circa, cioè da quando Mediaset ha acquisito ad uso esclusivo gli studi Elings Titanus. Prima di allora, infatti, moltissime produzioni andavano in onda da Cinecittà come Uomini e Donne, Amici, Buona Domenica, Tira e Molla, La Corrida, Ciao Darwin. Su Milano, in passato, era molto utilizzato il centro della Bravo Productions,
più noto come Studio One, sito in via Mambretti, 9/13. Qui vennero realizzati programmi storici tra i quali Drive-In, ultima edizione 1987/1988, Audience, la prima edizione di Striscia la Notizia, ok, il prezzo è giusto. La ruota della fortuna. E le prime stagioni della soap opera Vivere. Altro studio usato per anni fu quello della Telepro di via Giotto 36 a Milano, collocato al piano sotterraneo meno 3, dove veniva registrato il quiz bis condotto da Mike Buongiorno. Nei primissimi anni 80 venne utilizzato anche lo studio 1 di Antenna 3 Lombardia a Legnano, per la prima edizione di OK, il prezzo è giusto. Condotta da Gigi Sabani. Per un certo periodo si usufruì degli studi sotterranei, collocati al piano 4, della CTC di Viale Legioni Romane, 43, di quelli della Asatella Vishan di Cinisello Balsamo, dell'Aiet Studios di Colonio Monzese in via Ingenoli 40 e dell'Aiet Studios di Brugherio in via Guzzina 18. Altro studio importante è stato il Michelangelo Studio, di proprietà di Gerry Scotti, sempre a Colonio Monzese in via M. Buonarroti, 31, dal 2000 al 2008 è stato lo studio di Chi vuole essere milionario, e di altri programmi. Le principali sitcom, invece, venivano girate negli studi Link Up. Di Milano in viale Col di Lana 6/A, poi dismessi e riconvertiti in moderni loft, mentre le serie per ragazzi con Cristina D'Avena erano girate negli ex studi Hyatt di via Peppino Rossi 11 e negli ex studi Merak Film di via Lumière, in entrambi i casi a Colonio Monzese. Su Roma, era molto utilizzato anche lo studio Clodio della CCC Cellato Compagnia Cinematografica di via Rigoti 18, ex Cinema Teatro, riconvertito in un supermercato dal 2002. Qui vennero realizzate molte edizioni del Pranzo è Servito, Zigzag e la prima edizione di Casa Vianello. Altro studio usato per anni fu lo studio Araldo, sempre della CCC Cellato Compagnia Cinematografica, in via Serenissima 71, poi diventata una sala bingo, dove veniva registrato il programma Agenzia Matrimoniale condotto da Marta Flavi. Le soap opera Vivere, dal 2004 al 2008, e 100 vetrine venivano girate presso i teatri di Posa Telecittà di San Giusto Canavese, Torino. In anni più recenti, le principali trasmissioni realizzate in centri di produzioni esterni sono state Little Big Show e The Wall, Studi in Front di Milano, L'Isola dei Famosi e Colorado. Studio Le Robinie, Colonio Monzese. Zelig Event, tenso struttura di Infranti in via Crescenza 2 a Milano, ex vecino Factor Arena, La Settima Porta, Michelangelo Studio, Colonio Monzese, Selfie, Le Cose Cambiano, prima edizione, Studios Ex De Paulis, Roma, seconda edizione, Studi Voxon, Roma, Maurizio Costanzo Show, edizione 2015/2016, Studios Ex De Paulis, Roma, dal 2017 Studi Voxon, Roma, Music, Teatro 5 Cinecittà, Roma, Grande Fratello VIP, Cinecittà, Roma, Live Nonella d'Urso, Studi Mediapason, Milano, 90 Special. Studi Mediapason, Milano, L'Isola dei Famosi, Studi Le Robinie, Colonio Monzese, La 6 Ultima. Studi Le Robinie, Colonio Monzese, Colorado 2019, Mind Carburo Serio 15, Milano. Diritti televisivi e cinematografici modifica Wiki Testo. Attraverso RT, Medusa, Media Vivere, Fascino PGT, Tau 2 e Mediaset Spagna Comunicazione in Spagna, è proprietaria di una vasta library di diritti televisivi e cinematografici e tra le maggiori su scala europea 48. Dopo aver chiuso nel 2006 Mediatrend, la società delegata all'acquisizione dei diritti televisivi e alla produzione di fiction, è attiva con Media Vivere, fondata nel 1999, nella produzione di soap e miniserie TV italiane, Fascino PGT, in comproprietà con Maria De Filippi, produce invece format televisivi e talent show, Tau 2, fondata da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbit nel 1991. Produce film e fiction per la TV, detiene inoltre il 30% della società Ares Film, casa di produzione di fiction. Diretta da Alberto Tarallo. Per
per via di accordi pluriennali in esclusiva con le principali società di produzione e distribuzione americane ed europee, tra cui Paramount Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Company, Lionsgate Entertainment, Pixar, Marvel Studios, 20th Century Fox, DreamWorks, Columbia Pictures, Warner Bros. International, Metro-Goldwyn-Mayer, Touchstone Pictures, New Line Cinema, Miramax Films, TriStar Pictures, Buena Vista Distribution, Marvel Studios, Moviemax, Eagle Pictures, Medusa Film, 01. Distribution, TAO2, dispone dei prodotti televisivi di maggiore popolarità mondiale, film, serie TV, soap opera, fiction, cartoni, telenovele, miniserie, film TV, oltre ad eventi musicali, di intrattenimento e a manifestazioni sportive di livello internazionale e mondiale, tra cui spiccano Superbike e campionato italiano di calcio Serie A, UEFA Champions League, Europa League, UEFA Super CUP. Il 21 dicembre 2017 si aggiudica per la prima volta, battendo la concorrenza di Rai Sky, i diritti dei Mondiali di calcio 2018. In Russia, che è stato quindi trasmesso in esclusiva sulle reti Free Italia 1, Canale 5, 20 e Mediaset Extra 49 il 10 luglio 2018, visti gli ottimi riscontri dovuti ai Mondiali di calcio, acquista i diritti della UEFA Nations League e delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020 e ai Mondiali di calcio 2022, trasmettendo in diretta i migliori match delle nazionali straniere per turno 50. Attraverso la controllata Endemol detiene i diritti sui format per programmi televisivi di maggior successo e di livello internazionale, per una library complessiva di oltre 2400 format diffusi in tutto il mondo e destinati a differenti piattaforme televisive. È attiva anche nel settore discografico con l'etichetta RT Music, fino al 1991 Five Record, nel licensing e nel merchandising dei propri marchi, nonché personaggi televisivi. Con Mediaset Distribution distribuisce all'estero i prodotti televisivi del gruppo a favore delle principali emittenti di tutto il mondo. L'azienda nel 2008 ha avviato una causa legale contro Google e YouTube per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo, per la violazione dei diritti televisivi e di copyright, richiedendo un risarcimento di circa 500 milioni di euro e la rimozione dei filmati in cui sono presenti contenuti televisivi trasmessi sulle proprie reti gratuite e a pagamento. Il 15 dicembre 2009 è stato accolto integralmente dal Tribunale di Roma il ricorso di Mediaset contro YouTube, disponendo la rimozione immediata dai server YouTube di tutti i contenuti illecitamente caricati. Nello specifico, l'ordinanza si riferisce al reality Grande Fratello 51-52. A febbraio 2010 il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo di YouTube e confermato il provvedimento emesso. Mercato estero modifica Wiki testo. L'azienda si sviluppa anche in ambito internazionale. Sin dal 1989 opera in Spagna e dal 2003 è azionista di riferimento, attraverso la controllata Mediaset Investimenti, del gruppo Gestevisione Telecinco, 50,13%, editrice dell'omonimo canale, a dicembre 2009 ha ufficializzato l'acquisto dell'emittente Quattro, portando a 8 il numero complessivo dei propri canali nazionali, Telecinco, La Siete, FDF Telecinco, 5 Shop, Quattro, CNN+, 40 Latino e Canal Club, e rilevando altresì il 22% della piattaforma satellitare a pagamento Digital+. Dal 2007 all'aprile del 2012 ha detenuto una quota del 33% dell'olandese Endemol attraverso Mediaset Investment SAR 53-54-55 e attiva inoltre dal 2008 nel mercato televisivo nordafricano, con una partecipazione del 25% nel canale televisivo satellitare in lingua francese Messima, visibile anche in Italia e in tutta Europa, e cinese, con la partecipazione del 49% in Sportnet Media e accordi commerciali con il canale sportivo China Sport Programs Network, CSPN. Attraverso Telecinco possiede una quota rilevante del canale nordamericano Curriculum Network, Caribe Visione.
per mezzo della concessionaria internazionale Publiurope, nata nel 1996, gestisce la vendita di spazi pubblicitari su più di 20 canali televisivi europei, tra cui le reti del gruppo televisivo multinazionale ProSiebenSat.1. Dal 2003 è l'azienda azionista di riferimento di Telecinco, canale TV del gruppo Gestevisione Telecinco diretto da Paolo Basile e primo in Spagna sia in ascolti, 15,5% di share, 56, sia in raccolta pubblicitaria, 30% con la controllata Publiespagna, guidata da Giuseppe Tringali, e dal 2004 quotato alla Borsa di Madrid nell'listino IBEX 35, Madrid, codice ISIN, S015250335, codice alfanumerico, TL557. L'emittente spagnola Telecinco venne fondata da Silvio Berlusconi nel 1989, così come avvenne nel 1986 in Francia con il canale La 5 e nel 1988 in Germania con il canale Telecinque. Al contrario di ciò che accadde in Francia e in Germania, il canale spagnolo, superata una crisi nel 1993, ebbe decisamente maggior fortuna, finché nel 1997 Mediaset acquisì la partecipazione di Fininvest pari al 25% per poi passare al 50,13%. Le attività di La 5 e Telecinque cessarono nel 1992. Per motivi differenti, sulla prima, molto indebitata, fu fatto abortire un tentativo di salvataggio di Berlusconi da parte di più soggetti, mentre disaccordi tra azionisti portarono alla chiusura del canale tedesco. Il gruppo Telecinco, che ha sede principale a Madrid nel quartiere Fuencarral, è attivo sul digitale terrestre spagnolo con altri tre canali tematici gratuiti, La 7, ex Telecinco 2, FDF e Boing, il massimo previsto dalla legge spagnola. Il canale Telecinco, che dal 30 marzo 2010 è visibile solo in digitale su DTT, è distribuito anche via satellite sulla piattaforma a pagamento Digital Più, di cui possiede il 22% delle quote azionarie. Telecinco controlla in tutto circa una quindicina di società tra cui l'agenzia stampa Atlas, i servizi internet Conecta 5 Telecinco, produzione cinematografica con Astudios Picasso Fabrica de Ficione, Mi Cartera Media e la società di vendita a distanza Publieci Televisione. A dicembre 2009, sfruttando la seconda riforma TV del governo Zapatero ha ufficializzato la creazione di una nuova società insieme all'altro canale digitale 4. Rafforzando così la propria leadership privata nel mercato televisivo iberico e gettando le basi per una ridefinizione del gruppo spagnolo come Mediaset Spagna, come poi avverrà nel 2011. Nascono poi altri due canali, Davinati, dedicato al pubblico femminile, ed Energy, riservato a quello maschile. Il presidente del gruppo televisivo spagnolo è Alejandro Echevarría. Dal 1996 la concessionaria Publiurope, società totalmente controllata da Publitalia 80, segue le attività di raccolta pubblicitaria per i clienti internazionali. Oltre alle reti del gruppo e alle principali testate editoriali di Mondadori, è concessionaria delle maggiori emittenti televisive commerciali europee di Spagna, Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Ungheria, Bulgaria, Romania, per le reti del gruppo ProSiebenSat.1, per il canale sportivo cinese CSPN, per il canale di intrattenimento arabo Messima e per il network nordamericano Caribe Visione. Publiurope inoltre si avvale della fattiva collaborazione di Publitalia 80, per i clienti italiani, e di Publiespagna, per i clienti spagnoli. Endemol Shine Group. Dopo aver tentato l'acquisto del gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat.1, ma non andato a buon fine, nel 2007 ebbe invece successo la gara per l'acquisizione, attraverso Telecinco in consorzio paritetico con il fondatore John DeMille Goldman Sachs, per una cifra di circa 2,6 miliardi di euro, della società internazionale leader nella produzione di format televisivi Endemol, di origine olandese, sede centrale ad Amsterdam, e presente in 25 paesi e in tutti i continenti, quotata alla borsa.
olandese dal 1996 al 2007. Il presidente del gruppo olandese, fondato nel 1994 da Joep van den Ende John de Mol, è l'israeliano Inon Kreis. Nel 2008 Tele5 è entrata nel mercato TV nordamericano con l'acquisto del 28,3% di Curriculum Network, Caribe Visione, canale televisivo in lingua spagnola.